Salmo 39, versetto 3. Il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo. Un fuoco si è acceso, allora la mia lingua ha parlato. Il frutto della parola di Dio dentro la nostra vita dovrebbe rispecchiare molto questo versetto. Proprio come Geremia, che quando dice io non voglio più parlarne, no, ma ho un fuoco dentro di me, non posso trattenerlo. Perché questa parola di Dio che scende dentro di noi produce vita, sapienza, intelligenza. È lei che ha la capacità di dividere i cuori, è lei che divide l'anima dallo spirito, i sentimenti, le giunture. È lei che è la doppia spada a doppio taglio. Abbiamo bisogno di meditare questo libro e permettere che accenda dentro di noi un fuoco che brucia tutto ciò che non onora Dio, che ci spinge alla santificazione, alla consacrazione, ma anche che ci dà l'autorità di poter parlare al momento giusto per andare a segno, per l'edificazione della Chiesa, per la salvezza delle anime. E qui il salmista si ferma, il suo cuore arde mentre medita. E solo dopo che la parola di Dio si è accesa dentro di lui, parla e apre la bocca. Signore, dacci sapienza quando dobbiamo parlare e agire, affinché le nostre parole possano andare a segno e non siano parole al vento. Tante volte non vediamo i risultati perché parliamo col sentimento e non con la parola di Dio. È lei che riempie, è lei che taglia rettamente. Il Signore ci benedica.